Cresce del 23% nel primo semestre 2019 il valore delle esportazioni della provincia di Arezzo, una crescita di oltre 754 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2018, attestatosi a circa 4,015 miliardi di euro. Il saldo commerciale presenta un avanzo di 1,317 miliardi di euro in crescita rispetto allo stesso periodo del 2018. Dai dati provvisori elaborati dall'Ufficio Studi della Camera di Commercio emerge una significativa crescita dei metalli preziosi con un valore complessivo di 1,598 milioni di euro. Il settore nel secondo trimestre 2019 fa registrare un più 51%, migliorando il già rilevante risultato positivo del primo trimestre, più 40%, e chiudendo il semestre al più 46%. Occorre tuttavia estrema prudenza nel valutare questi dati. La crescita deriva soprattutto dai consistenti acquisti effettuati dagli istituti bancari europei e dagli investitori privati che considerano il metallo prezioso come bene rifugio per eccellenza, un evidente segnale del previsto prossimo rallentamento dell'economia mondiale. Il metallo presenta una crescita media da gennaio a giugno 2019 del 5,1% in dollari e del 6,3% in euro. Si tratta di valori in grado di condizionare anche la gioielleria ed oreficeria aretina, che comunque, dopo il risultato positivo del primo trimestre, più 18%, conferma il segno positivo anche per il secondo trimestre, più 4%, portando il dato del primo semestre a un più 11% e attestandosi a più di 1 miliardo di euro di esportazioni. Il confronto con gli altri due distretti orafi nazionali evidenzia per il polo di Arezzo una crescita semestrale più alta sia di Alessandria che di Vicenza. I principali mercati dell'export orafo aretino per il primo semestre 2019 sono gli Emirati Arabi Uniti, con un export complessivo di 290 milioni, positivo all'andamento di Hong Kong, della Turchia. Gli Stati Uniti, con un valore complessivo di 84 milioni, fanno registrare un rilevante più 31%. Positivo anche il comparto della moda, che dopo la forte flessione del primo semestre 2018, dove aveva perso il 17%, ha una performance positiva del 5%, che comunque non permette ancora un piano recupero sui valori del 2017. Crescono la quasi totalità anche degli altri settori, con un risultato importante per le apparecchiature elettriche, più 30%, e i prodotti chimici, più 7%. Arezzo quindi si conferma una delle province più orientate all'export a livello nazionale, un primato che induce la Camera di Commercio a proseguire nelle sue azioni di supporto all'internazionalizzazione delle imprese del territorio.